Shalini Kurapati, esperta di intelligenza artificiale e etica e imprenditrice. I sistemi di intelligenza artificiale che possono essere abbinati ai robot che si nutrono di dati possono contenere dei pregiudizi. Che cosa significa questo e come cambiano questi pregiudizi da cultura a cultura? Qualsiasi algoritmo o modello che fa processi automatici ha bisogno di tantissimi dati. Questi dati noi forniamo noi come esseri umani. In diverse culture, per esempio, se facciamo un algoritmo per riconoscere un cancro sulla pelle e se forniamo solo dati di persone bianche e riconosce solo pelle bianche, quando c'è una pelle scura ma non dice non conosco cosa è questa cosa. È successo anche una cosa molto banale, un dispensatore di sapone automatico e il sapone non veniva per persone con pelle come me. E quindi tra cultura e cultura la inclusività di avere dati di tutti è importante per avere una decisione, un output inclusivo. Lei, per evitare, diciamo così, questi pregiudizi delle macchine, ha pensato di creare un'azienda attorno a un sistema che è utile anche per tutelare la privacy. Di cosa si tratta? E come hai detto prima, noi sempre parliamo di modelli, però mettiamo poca importanza sui dati. Noi forniamo intelligenza artificiale centrato su dati, quindi forniamo dati di alta qualità e sintetici, quindi prendiamo dati veri, cloniamo e questi dati sintetici sono simili di dati originali. Ma non essendo uguali, possiamo anche tutelare il privacy. Un'altra cosa è che quando i dati sono sbilanciati, come abbiamo detto, che non rappresentano tutti, possiamo anche fornire per bilanciare questi dati, per avere tutti i punti di vista, per avere un algoritmo più robusto, più performante, più anche generalizzabile. Ecco, un altro tema è quello di avere costi e prezzi di ingresso per le aziende che vogliono entrare nel settore dell'intelligenza artificiale, perché se costano troppo i dati, diciamo, i piccoli non riescono a entrare e questo va a favore dei monopoli. E quindi, diciamo, la sua azienda nel produrre i dati sintetici aiuta anche le piccole aziende. Assolutamente sì, perché noi vediamo che tantissimi progetti di intelligenza artificiale rallentano per settimane, mesi per mancanza dei dati. Per avere l'accesso di dati di qualità è molto difficile, non è banale, anche avere dato per testare in modo che c'è tutto per cominciare il prodotto di algoritmi è molto difficile. Quindi noi, e con dati sintetici, si può accelerare la loro innovazione in modo molto responsabile anche. Ecco, da un punto di vista anche, diciamo così, politico e anche democratico, siccome le big tech estraggono i dati che poi in realtà però sarebbero i nostri alla base, ma non estratti, non esistono, questa sua creazione va anche un po' a bilanciare da questo punto di vista? E la titolarità di dati è una cosa anche molto interessante. Recentemente anche la Commissione europea ha proposto questa nuova Data Act per dare più controllo sui nostri dati. Certamente sì, però per algoritmi questi dati personali che noi abbiamo sono pochissimi per allenare un modello di intelligenza artificiale. Noi stiamo parlando di una massa di dati, soprattutto per le aziende che vanno a sfruttare, anche possiamo dire, per migliorare anche la loro competitività, la loro efficienza, anche tutti i prodotti. Però sicuramente la titolarità di dati è un concetto molto interessante.